ragazze, ciao ragazzi. Allora, molto spesso quando faccio video in cui si vede la mia casa, quindi home tour, vlog e video del genere, mi chiedete sempre come faccio a tenerla così in ordine, eccetera eccetera. Guarda che io sono fissata con l'ordine, è proprio una cosa che ho dentro di me da sempre. E quindi ho pensato che potrei fare un video dedicato in cui darvi i miei consigli su come tenere la casa in ordine, su come non far sì che si accumuli il casino e poi si perdono giorni per rimettere tutto a posto. Quindi in questo video dividerò, ho pensato, perché a seconda della stanza ci sono vari consigli che vorrei dare, quindi dividerò il video appunto per le varie stanze e i consigli appunto per ogni stanza, spero si sia capito. Quindi iniziamo subito con il video, partiamo dalla cucina. Consiglio numero uno riguarda la lavastoviglie. Quello che vi consiglio di fare è di svuotarla non appena finito il ciclo e l'interno è pulito, perché se lasciamo tutti i piatti puliti nella lavastoviglie e quelli sporchi, man mano che andiamo a mangiare qualcosa eccetera eccetera, si accumulano tutti i piatti sporchi, bicchieri, posate nel lavello, quello è brutto da vedere ed è una cosa che io non sopporto. Quindi in questo video verranno fuori tutte le mie fisse per l'ordine, ma vabbè. Quindi se ho tutti i piatti sporchi eccetera nel lavello mi dà fastidio, quindi cosa faccio? Svuoto subito la lavastoviglie, non appena finito, si parlano 2 minuti, io lo so, sono la prima ad essere pigra veramente, però è una cosa che faccio sempre per abitudine e vi garantisco che è molto meglio perdere 2 minuti per svuotare la lavastoviglie piuttosto che avere tutto un casino di piatti sporchi nel lavello che poi anche puzzano e non è il massimo. Altro consiglio riguardo la cucina: se sto mangiando, bevendo qualcosa e magari rovescio qualcosa sulla cucina, sul bancone della cucina o sul tavolo eccetera, pulisco subito. Secondo me il peggior errore è quello di dire boh pulisco stasera o boh pulisco domani, questo weekend, perché alla fin fine si lascia là e poi le macchie si accumulano ed è un disastro, e poi per pulire ci si impiega un sacco di tempo. Ho notato che un po' in tutto, questo è vero per tutta la casa, se si fa qualcosa subito e si evita poi di passare un giorno intero a pulire tutto e a rimettere tutto a posto. Quindi quello che faccio è appunto pulisco subito, se c'è una macchiolina, rovescio qualcosa, pulisco subito, la spugnetta portata di mano, ta-ta-ta, ed ho risolto. Anche perché se poi arriva la sera eccetera le macchie non si vedono, e mi è capitato di voler pulire qualcosa la sera che non si vedeva più e poi il mattino dopo la macchia tornava. Quindi è sempre meglio secondo me pulire subito, si perdono 2 secondi e non si accumula. Altro consiglio riguardo la cucina: allora, quando per esempio se preparo un piatto di pasta, ok, scolo la pasta, c'è lo scolino e poi la pasta è pronta, non vado subito a mangiare, ma sciacquo tutto e metto tutto nella lavastoviglie prima di andare a mangiare, perché altrimenti dopo pranzo, dopo cena, sono troppo pigra di norma per andare a sciacquare tutto e mettere tutto via, e poi stesso discorso, la roba si accumula. Quindi anche mentre cucino, se uso, non lo so, una forchetta, un cucchiaio che poi non mi serve per la cena, sciacquo e metto subito nella lavastoviglie, non lascio mai lì. Secondo me è molto più semplice, anche se magari sto cucinando e rovescio qualcosina sui fornelli, stesso discorso della spugnetta, prendo e pulisco subito, così appunto dopo cena non rischio di trovare la cucina un casino, poi non ho voglia di pulire e rimane tutto là. Soggiorno, arriviamo al soggiorno. Allora, una cosa importantissima nel soggiorno: io ho sempre fogli, documenti vari, penne e roba che non so dove mettere, quindi è super super importante, e io uso i quelle specie di, come si chiamano, cestini dell'IKEA che ho nella libreria. Quindi bisogna avere un posto nel soggiorno dove mettere la roba extra, roba che si accumula, tipo appunto fogli, penne, candele, cioè roba che non ha un posto preciso, e per fare in modo, per evitare che questa roba sia sparsa sul tavolo, sulla cucina, eccetera eccetera. Quindi trovate un posto, oppure se non avete anche voi cestini come quelli dell'IKEA, trovate un cassetto, trovate, mettete un cestino vicino al tavolino del soggiorno, qualsiasi cosa, purché sia un posto dove poter rimettere subito via se c'è qualcosa fuori sul tavolo eccetera, in modo che appunto mi piace avere tutto ordinato, e quindi se c'è qualcosa sul tavolo eccetera eccetera prendo e metto via. L'importante, altra cosa molto importante riguardo a questi contenitori che voi userete per metterci la roba che non c'entra sul tavolo eccetera, per mettere a posto, l'importante è che una volta ogni tanto andiate lì e trovate un posto per quelle cose, oppure appunto buttate via se sono cose che non servono. Questo è importantissimo, altrimenti il tutto si accumula e poi non si riesce più a fare ordine. Altra cosa importante: prima di andare a dormire prendete una spugnetta, io faccio così, prendo una spugnetta, tolgo tutto quello che ho, i soprammobili, il vaso con i fiori sul tavolino del soggiorno, e gli do una bella pulita. La sera si tende a non vedere, ma se mangiate il gelato, non lo so, mangiate davanti alla TV, inevitabilmente ci saranno delle macchie su quel tavolino che poi la sera non le vedete, ma ve le ritrovate
la mattina, per il discorso che facevo prima, che la sera non sempre si vedono le macchie. Quindi la cosa migliore è, appunto, prima di andare a dormire, anche qui perderete forse 30 secondi, spugnetta inumidita e passatela sul tavolino. Così la mattina, quando vi svegliate, arrivate in soggiorno, è tutto bello in ordine. Altra cosa che faccio, sono super fissata e a volte dico tu, ma tu non lo fai mai, però lui non le nota queste cose. Allora, i cuscini, io ho la fissa per i cuscini sul divano e mi piace che siano tutti belli, come dire, in forma, pomposi, mentre quando noi ci sdraiamo sul divano i cuscini inevitabilmente si appiattiscono, quindi prima di andare a dormire li metto sempre a posto. Non voglio la mattina arrivare in soggiorno e trovare i cuscini tutti stropicciati, appiattiti e fuori posto, se sapete quello di cui sto parlando, quindi li rimetto subito a posto la sera prima di andare a dormire. Quando ci alziamo dal divano prima di andare a letto li rimetto tutti a posto, li rimetto in forma tipo così, e poi appunto così la mattina stesso discorso, arrivo e il divano è bello a posto. Corridoio, allora può sembrare stupido parlare di un corridoio, ma in realtà è tipo una delle stanze più importanti, perché se ci pensate, prima di uscire e quando rientrate in casa vi ritrovate in corridoio ed è il primo posto in cui si lanciano cappotti, borse, insomma adesso in estate ovviamente non abbiamo il cappotto, ma giacchetta, borsa, chiavi. È molto importante avere un posto dove appoggiare tutte queste cose quando si rientra in casa e poi riprenderle prima di uscire. Quindi un attaccapanni ci deve essere, sembra stupido dirlo, ma ci deve essere, con lo spazio per gli ombrelli. Ci deve essere un contenitore, una bacinella, un quadretto, ci sono mille veramente sistemazioni per le chiavi, ma ci deve essere un posto in cui avete tutte le chiavi e che siano raggiungibili, perché la peggior cosa è aver fretta e cercare tra mille mazzi di chiavi, non si trovano quelle giuste. Quindi quelle che non vi servono mettetele da un'altra parte, tenete in quel cestino, in quel posto soltanto le chiavi che usate davvero spesso. Altra cosa, lo spazio per la borsa, è importante che ci sia uno spazio per la borsa non appena entrate in casa, per averla lì pronta se dovete uscire, e in modo da non spargerla in giro per la casa, in modo che sia sempre lì. Altra cosa importantissima, mettete un tappetino vicino all'entrata, anche all'interno della casa. Uno per gli ospiti che entrano o quando entrate voi in casa, logicamente, e fuori piove, in modo da non bagnare e sporcare tutto, in modo da lasciare le scarpe sul tappetino. Altra cosa importantissima, questo tappetino anche noi ce l'abbiamo, mettiamo l'immondizia e le cose da riciclare, da portare fuori. Perché? Perché molto spesso magari non ce ne accorgiamo, però l'immondizia diventa umida, ci sono cose che possono colare e quindi inevitabilmente poi quando alzate la borsa vi rendete conto che vi ha macchiato il pavimento. Quindi la cosa migliore è appunto avere sempre un tappetino vicino all'entrata, in modo da poterci appoggiare la roba. E altra cosa super importante, non siate pigri, portate sempre fuori l'immondizia, sempre fuori le cose da riciclare eccetera, fate la raccolta differenziata se già non la fate. Questo non c'entra con l'ordine della casa, ma fa bene al nostro pianeta, quindi è importante portare sempre tutto fuori subito, non lasciate che l'immondizia si accumuli e poi fuoriesca dai bidoni eccetera eccetera, insomma dal cestino, perché non è un bel vedere e questa è forse la cosa che più mi darebbe fastidio in una casa. Altra cosa super importante in un corridoio è un posto dove appoggiare la posta non appena entrate in casa. Ci sono dei contenitori appositi, potete utilizzare una specie di vassoio, un cestino, qualsiasi cosa, purché ci sia un posto dove mettere la posta, altrimenti è inevitabile e ce la ritroviamo in giro per la casa. Un giorno la lasciamo di qua, un giorno la lasciamo di là, mentre se abbiamo un posto dedicato per la posta, per le lettere, insomma le buste, avete capito, non si crea disordine. Arriviamo alla camera da letto. Allora, qui il primo consiglio che vi devo dare è, io mi trovo benissimo a fare così, so che molti sono in disaccordo e me lo vedono fare nei video, nella morning routine, mi dicono no, devi lasciare che il letto si arieggi un pochino. Allora, io la mattina non appena mi alzo faccio subito il letto, non sopporto di vederlo sfatto, non sopporto di dover poi abbandonare quello che sto facendo, perché non appena mi alzo la mattina inizio computer, email, chiamate, filmare, editare, e non ho voglia di lasciare e tornare in camera a fare il letto. Quindi la prima cosa che faccio è proprio fare il letto, mi alzo, rimetto subito a posto cuscini e appunto il letto voglio che sia pronto e fatto. Molti dicono che bisogna che si arieggi un pochino il letto eccetera eccetera, ma
cambio comunque le lenzuole molto spesso, quindi non ho bisogno appunto di farle arieggiare o roba del genere. L'importante per me è che il letto sia fatto, e vi garantisco che una camera con il letto fatto è già a tre quarti in ordine, quindi provate a seguire il mio consiglio, io mi trovo benissimo a fare così e lo consiglierei a tutti, poi dipende dai gusti, però per me è il top, alzarmi, fare il letto ed averlo già lì perfetto. Altro consiglio sulla camera da letto è quello di non buttare mai i vestiti sul letto. Lo so che è la cosa più facile, magari vi state preparando, succede anche a me, mi preparo eccetera e poi ho... non lo so, decido che questa maglia oggi mi sta malissimo, quindi non la posso mettere, oppure questi pantaloni non me li vedo bene e quindi non voglio metterli, non li lascio mai lì buttati sul letto, perché poi restano là tutto il giorno. Sempre lo stesso discorso, questo è forse veramente il consiglio più grande. Se c'è qualcosa da fare, fatelo subito. Ci impiegherete un minuto, due minuti, perderete appunto due minuti della vostra vita, ma evitate poi di avere a fine giornata un casino in casa che poi... se non avete tempo, se siete stanchi per rimettere tutto a posto, la cosa si prolunga eccetera eccetera, e poi alla fine della giornata, alla fine della settimana viene fuori un casino mostruoso, io non sopporto. E quindi se ci sono appunto abiti eccetera, calzini che decido di non usare, insomma avete capito, qualsiasi capo di abbigliamento, non lo lancio sul letto, mi prendo quei due minuti, lo ripiego e lo ripongo nell'armadio, lo riappendo nell'armadio. Fidatevi, anche questa cosa aiuta tantissimo ad avere la camera in ordine. Altro consiglio che vi posso dare: io non porto mai da bere o da mangiare in camera da letto, però per chi lo fa, secondo me è molto molto utile pulire il comodino ogni sera prima di andare a letto, oppure sì, la mattina anche, ma secondo me la sera prima di andare a letto sarebbe la cosa migliore. Se vi portate le tazze, boh, a volte mi capita di portare magari una tazza di tè vicino al letto, e a volte io uso i sottobicchieri, ma se non li usate a volte vi lascia quell'alone, insomma può capitare. Quindi la cosa migliore prima di andare a dormire, se appunto portate cibo, bevande sul comodino, è quella di dare una pulita, sempre quella solita spugnetta di prima, no, prendetene un'altra per la camera, ma date una bella pulita, così ci mettete anche qua 30 secondi, però la mattina la sensazione più bella è svegliarsi e avere già tutto in ordine, secondo me. Altra cosa importante da avere nella stanza da letto, oppure se avete il bagno attaccato alla stanza da letto va bene, è quella di avere un cesto per la biancheria sporca. È molto molto utile avere un cesto per la biancheria sporca in ogni stanza, anche se avete giocato ai Sims sapete che è la stessa identica cosa, altrimenti i vestiti sporchi si accumulano e dovete poi raccoglierli tutti e portarli magari fino all'altro bagno dove avete il cesto della biancheria sporca. La cosa migliore è avere un cesto della biancheria sporca in ogni bagno, oppure nella stanza da letto se non avete il bagno attaccato, in modo da non avere appunto vestiti sul pavimento. Bagno, arriviamo al bagno. Allora, primo consiglio che mi viene in mente è quello di pulire lo specchio non appena si formano delle goccioline, macchioline, schizzi di dentifricio, qualsiasi cosa possa trovarsi sullo specchio, insomma. Io ho sempre a portata di mano il Vetril, quindi veramente sono strafissata, in questo video si capirà, però ho sempre sotto mano il Vetril con uno straccio di cotone pulito, e non appena vedo che mi sono lavata i denti, ho sciacquato il viso e vedo macchie sullo specchio, non lascio che si asciughino, prendo Vetril e tolgo subito le macchie, in questo modo lo specchio è sempre pulito. Riguardo il cesto della roba sporca, non aspettate che arrivi fino all'orlo prima di mettere sulle lavatrici. Io cerco sempre di averlo vuoto, magari non ci riesco sempre perché ovviamente non voglio lavare tre cose, aspetto di avere la lavatrice piena perché non voglio sprecare acqua, energia eccetera, nemmeno detersivo, però non aspetto mai che arrivi fino all'orlo e che sia strapieno, quindi cerco sempre di fare molte molte lavatrici, cerco sempre di appunto di non lasciare che la roba si accumuli, a parte che è brutto da vedere un cesto che trasborda quella roba sporca, ma è anche poco igienico. Altro consiglio: dopo che vi siete fatti la doccia, pulite sempre le porte della doccia, il vetro insomma della doccia, perché poi si forma il calcare e se ci lasciate shampoo, bagno schiuma eccetera eccetera, si formano anche delle vere e proprie macchie bianche che sono davvero brutte da vedere. Io lo sciacquo così, do una passata veloce e vi garantisco che la doccia è sempre a posto, mentre se non lo fate, inevitabilmente con il calcare dopo due giorni è tutta opaca e ha tutte quelle macchioline bianche grigiastre. Altro consiglio riguardo il bagno: i portasapone, se usate saponette come me, tendono subito a sporcarsi, quindi quasi ogni giorno praticamente li prendo, li sciacquo sotto l'acqua
e il sapone se ne va veramente in 2 secondi ed è subito pulito, perché mi dà fastidio vederlo tutto pieno di sapone appiccicoso eccetera. Quindi date una passata sotto l'acqua e sapone, quindi si pulisce subito, pulisce anche il portasapone e poi appunto lo rimettete lì dov'è. Stessa cosa con il bicchiere del dentifricio, dello spazzolino, dove mettete gli spazzolini eccetera, si formano sempre delle goccioline all'interno del bicchiere, pulitele, non appena le vedete pulitele, perché vi giuro, fare tutto non appena succede, dite oh, di nuovo, ok, adesso però perdete 30 secondi e la casa è sempre a posto. È incredibile ma vero, credo veramente di aver finito con i consigli. Naturalmente questi sono consigli più che altro sull'ordine, non sulla pulizia, perché lì è veramente molto più complicato. Io grazie al cielo ho una signora che fa le pulizie, perché altrimenti impazzirei, però non, cioè, ce l'ho da poco, quindi potrei veramente fare un video anche sulla pulizia della casa, che sarebbe molto più complicato. Però per adesso appunto il video sull'ordine della casa, sicuramente mi verranno in mente altre migliaia di cose sull'ordine della casa, ma un po' in generale lo avrete capito, il consiglio più grande che vi posso dare, e vale per tutte le stanze, per tutte le case, se c'è qualcosa da fare subito, non importa se sono vestiti sporchi a terra, chiavi che non si sanno dove appoggiare, oppure se si macchia qualcosa, fatelo subito. Non pensate mai lo farò dopo. Se volete una casa sempre in ordine, questa mentalità, questo modo di pensare deve sparire, quindi cercate di fare tutto subito, appunto questo è un po' il clou, si sarà capito, sono strafissata, però la cosa migliore appunto è questa, non lasciate per dopo, per stasera, per domani, perché poi la roba si accumula. Quindi spero che vi sia piaciuto, che sia stato utile questo video. Io vi mando un bacio gigantesco, scrivetemi tutto nei commenti come al solito, ve lo ripeto sempre, ma li leggo sempre tutti, vi lascio cuoricini, rispondo quando posto un video, sono sempre lì pronta a rispondervi, quindi scrivetemi per qualsiasi cosa, bacio e alla prossima, ciao!